Sto cercando di sentirmi viva, non come te che sei morto e non lo sai! Ma che cosa dovevo fare? Che volevi da me? La passione adolescente? Essere incinta col marito giovane e il nido d'amore appena scartato? Che volevi da me? Abbiamo vissuto la nostra vita! Non è stata per niente tutta una schifezza come tu continui a ripetere. Io sono ancora pieno di bei ricordi. Beato te! Sei tu che stai incenerendo tutto! Che fai? Stai buona adesso! Spaccare tutto! No, tu hai bisogno di dipendere da qualcuno per poi rinfacciargli di togliergli la libertà. Sei una pianta grassa con troppe spine! Sì! Una pianta grassa con troppe spine. Che cazzo vuol dire non lo so, ma è esattamente quello che penso io di te. Benissimo! Sì! E anche su questo siamo d'accordo! Siamo d'accordo! Il primo dovere che abbiamo appena fuori di qui è di far conoscere la verità. Bisogna che l'opinione pubblica sappia, attraverso il nostro giornale, chi è il nostro compagno e per quali ragioni ha rischiato la vita. Questi sono anni scintillanti. Il denaro corre. La gente riscopre il piacere dell'azzardo, del rischio. Mentre scendevo le scale ho sentito dei sospiri. Sul pianerottolo, in penombra, c'erano un uomo e una donna abbracciati. Lui la sbatteva contro la parete, la baciava, la toccava. Ad un certo punto lei si è piegata sulle ginocchia, come se non reggesse al desiderio. E chi era? Tua moglie.